Il cambio di paradigma Sardo Corso Atlantideo sconvolge tutte le nostre concezioni precedenti, quindi tutto quello che abbiamo studiato a scuola va completamente rivisto. Quindi diciamo che il paradigma Atlantideo, che ho, come l'ho battezzato, non fa nient'altro che configurarsi come un paragone di revisionismo storico. Praticamente c'è una sorta di revisionismo storico. Bisogna rileggere tutti i dati passati e capire, per capire che cosa è successo, di cosa si tratta, perché soprattutto sarà interessante studiare il motivo per il quale sono stati commessi questi sbagli. Cioè, possibile che gli studiosi non se ne siano mai accorti? Eppure è allucinante, cioè la quantità di assurdità che sono state studiate a scuola è enorme. Cioè, quando tu vai da un medico ad esempio e gli chiedi qual è l'eziologia di una malattia, ti dice eziologia incognita. Praticamente non si sa niente di... non sappiamo nulla. Anziché dire che non sappiamo nulla, si vantano, prendono lauree su lauree, si vantano che conoscono argomenti, dottrine, discipline. Invece non sappiamo un fico secco, cioè abbiamo frainteso per più di 2600 anni. Anzi, visto che Atlantide esiste, e visto che si colloca la guerra tra Atlantide e la prima Grecia, si colloca nel 9600 avanti Cristo, direi che stiamo parlando almeno di 11600 anni di stronzate studiate a scuola. Questo è grave, perché poi cos'è successo? Che le persone come Platone nel Timeo e il Critia, o come Sonchis di Sais, o come Solone, che sapevano la verità e dicevano no, la storia non è così, la storia è molto più antica. Queste persone venivano prese per dei buffoni, dei ciarlatani e dei bugiardi. Ed è impressionante, cioè Teopompo di Chio ha parlato di Meropide e gli hanno detto che è una parodia di Atlantide. Non è nessuna parodia, la Meropide sta parlando del blocco Sardo Corso Atlantideo prima della sua sommersione. Quindi possiamo ricavare dalla Meropide nuove informazioni su Atlantide, quindi sul blocco geologico Sardo Corso. Ed è affascinante, la linguistica ad esempio, adesso si spiega perché il popolo basco sembrava un popolo isolato, il popolo sumero sembrava un popolo isolato. Non è isolato, è semplicemente sono migrazioni dello stesso blocco Sardo Corso Atlantideo. Dopo la sommersione, probabilmente uno di questi popoli, questo punto degli ebrei non mi è ancora chiaro, una migrazione, forse è quella ebraica, degli Isri. Penso che il nome fosse Isrir, come riportato nella stele di Merenptah. La stella di Merenptah si può verificare, è un reperto archeologico, quindi non sto parlando di nulla di assurdo. Si va e si studia che cosa dice questa stella. È allucinante, perché adesso però col paradigma Sardo Corso Atlantideo possiamo tranquillamente fare un'analisi linguistica comparata di lingua basca, sumerica, lingua sarda. E fortunatamente c'è il professor De Dola che ha fatto dei lavori straordinari, quindi siamo avvantaggiati da questo punto di vista, perché c'è almeno un linguista straordinario. Un altro che ha scritto su questo argomento è un altro linguista straordinario, è Bartolomeo Porcheddu, che merita un enorme rispetto per il suo studio e credo che abbia ragione in una buona parte delle cose che dice. I suoi lavori sono straordinari, vanno anche quelli del professor De Dola sono straordinari. Risottolineo anche in questo video che io non ne capisco proprio nulla di linguistica, quindi non so neanche perché sto parlando di questi argomenti, visto che nella vita reale non mi sono mai interessati.